Derby d'alta classifica, quelli in programma Verucchio tra i padroni di casa e Nova Feltia. A prevalere il tatticismo di ambedue gli allenatori, a beneficiarne non è sicuramente lo spettacolo. Infatti occasioni se ne vedono davvero poche, si gioca una partita molto maschia con un cartellino rosso e diversi ammoniti. Il Nova Feltia arriva da un momento positivo timbrato dalla cartolina ricordo di Muratori, giovedì nei turni infrasettimanali con il Roncofreddo, il Verucchio dalla vittoria esterna sul campo De Bacchia. Dopo 20 minuti di noia, Muratori accende il match, si incune in area di rigore e viene steso sotto gli occhi del direttore di gara in area di rigore. L'arbitro assegna semplicemente il corner proprio dal tiro della bandierina, eseguito da Muratori. Nasce il fallo di mano di Sempini, che Balzano De Rimini decide di tramutare in penalty. Dagli 11 metri si presenta l'ex bomba De Gabice Gradara, che fredda Maggioli indirizzando il pallone alla sua sinistra, spiazzandolo nell'occasione. Il Verucchio si rende pericoloso, due calci piazzati arrivati in chiusura di tempo, 42esimo la punizione di Bruma risulta velenosa, con Sempini costretto a distendersi, mentre poco dopo la deviazione della bandiera evita il colpo del KO. Termina il primo tempo sullo 0-1, nella ripresa il Nova Feltia soffre dannatamente, la squadra di Fabri non riesce a mettere il muso avanti, Verucchio, squadra più fisica, riesce ad ottenere un maggior possesso palla. Bruma in questa occasione vince un rimpallo, ma il destro al giro si spegne al lato. L'episodio chiave arriva al 15esimo, Mamutà è qui, commette un'ingenuità, guadagna una rimessa laterale, ma getta il pallone al di là della recinzione. L'arbitro lo prende come gesto di ulteriore perdita di tempo ed estrae il secondo cartellino giallo, che gli vale l'espulsione. Nova Feltia dunque 10 uomini. Poco dopo, da calcio piazzato, arriva il primo avvertimento per Nova Feltia, il colpo di testa di Genghini si perde sopra la traversa della porta difesa da Sempini, mentre poco prima della mezz'ora, da rimessa laterale, Tentoni viene premiato con una discesa dal compagno Bruma, che raccogliendo il suo assist getta di prima intenzione la palla nell'angolino basso alla destra di Sempini, 1-1 e palla al centro, ristabilita la parità in campo. Verucchio che non riesce a sfondare il muro difensivo del Nova Feltia, che si chiude bene, e Tellinai si rende pericoloso solamente da questo calcio piazzato alzato sopra la traversa dall'attento Semprini. Sul versante opposto due discese di Muratori non vengono seguite dai compagni di squadra. Un pareggio che non accontenta nessuno delle due squadre, il cuore da una parte, il cervello dall'altra, tanto agonismo e due squadre che per differenti motivi avrebbero voluto arrivare alla vittoria, ma devono accontentarsi dopo una battaglia di un punto a testa, ma che smaltita l'adrenalina può essere archiviato come positivo sia per una sia per l'altra.